non è stato il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzzi a sostenere l'accusa contro Luca Palamara nella sezione disciplinare del CSM, nonostante ne avesse chiesto la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, la sanzione più dura. Ma gli avvocati generali della Cassazione, Pietro Gaeta e Luigi Salvato. Non poteva essere altrimenti, perché domenica mattina il settimanale L'Espresso, con uno scoop, ha rivelato che anche Fuzzi aveva parlato con Palamara il 21 maggio scorso, prima che l'inchiesta divenisse pubblica, rivelandogli informazioni riservate e collaborando con lui a progettare le elezioni a procuratore di Roma di Marcello Viola, procuratore generale di Firenze e benvoluto dal PD, in particolare dal braccio destro di Renzi, Luca Lotti. L'affair Palamara, in sostanza, è il tentativo di indirizzare dall'esterno le nomine nella magistratura, in maniera compiacente con la politica. Fuzzi non si sarebbe potuto presentare in disciplinare perché contro di lui, dopo le ultime rivelazioni, sono state chieste le dimissioni. La ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, attraverso il segretario nazionale Giuliano Caputo, ha sottolineato che la conversazione tra il procuratore generale e Palamara ferisce la sensibilità dei magistrati italiani. Abbiamo chiesto un gesto di responsabilità a tutti i soggetti coinvolti. Lo chiediamo anche al procuratore generale. La stessa ANM prenderà una posizione pubblica sul deferimento di Fuzzi ai propri viri sabato 6 luglio. Una posizione in linea con la richiesta del capo dello Stato di voltare definitivamente pagina al CSM. L'udienza contro Palamara si è fermata solo alle questioni preliminari, perché l'ex presidente della ANM ha ricusato i consiglieri, i giudici Davigo e Ardita e ha rigettato tutte le accuse. La seduta della disciplinare è stata aggiornata al 9 luglio, quando anche il nodo ricusazioni sarà già stato deciso.